Eccoci qua, buonasera. Allora, per quanto riguarda i migranti, repetita non iuvant, è il caso di dirlo perché lo vedrete tra poco in apertura del nostro telegiornale, purtroppo si ripetono le stesse scene che abbiamo visto ieri e che abbiamo visto nelle ultime settimane. Ancora navi cariche di migranti senza autorizzazione allo sbarco con tutto quello che ne consegue. Alla fine, in realtà, nel primo pomeriggio, si è chiusa quella che era stata cominciata come un'altra giornata molto drammatica perché l'Alan Kurdi è stata autorizzata a sbarcare i 65 migranti che ha a bordo, che erano stati salvati dall'organizzazione non governativa SIAI in mezzo al Mediterraneo. Dunque l'autorizzazione è arrivata, ma naturalmente la nave è stata fuori al largo di Malta per diverse ore con tutto quello che ne consegue. Ci sono stati diversi malori a bordo, tre persone hanno avuto un collasso, è dovuto intervenire un medico. Insomma, la situazione molto molto critica. Nel frattempo, tra l'altro, l'autorizzazione allo sbarco è arrivata, ma secondo quanto raccontano ancora negli ultimi minuti, poco fa, i responsabili dell'ONG, tecnicamente e fisicamente ancora nessuno è sbarcato. Quindi all'inizio del telegiornale vi daremo le ultime. Vi dicevo, contemporaneamente si è risolta, lo sapete, la notte scorsa la vicenda invece della nave Alex che è attraccata forzando il blocco a Lampedusa, però la nave è stata sequestrata, è stata comminata una multa di oltre 16.000 euro, così come prevede il decreto sicurezza bis in caso di prima violazione. Soprattutto sono stati indagati sia il comandante Tommaso Stella che l'armatore della nave, nonché il capo della missione Palazzolo, che è un parlamentare di sinistra italiana, che era appunto il capo della missione di salvataggio sulla nave Alex. Questa situazione ha riaperto di questi continui sbarchi, ha riaperto uno iato politico all'interno del mondo politico molto forte, non soltanto tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno delle stesse alleanze di governo. Sentirete nel servizio tra poco che Manlio Di Stefano, esponente del Movimento 5 Stelle, ha usato parole davvero molto dure, molto aspre nei confronti del ministro dell'Interno Salvini, che si era lamentato, ve lo raccontavamo ieri nel telegiornale, di essere stato lasciato da solo nella gestione dei migranti. Anche sul blog delle Stelle è stato pubblicato un post al vetriolo. Non vanno meglio le cose dall'altra parte, perché all'interno dell'opposizione, del Partito Democratico, volano gli stracci, come si dice. Oggi Minniti, l'ex ministro dell'Interno, risponde a quello che non si può che definire fuoco amico, perché alle critiche della sua gestione, di quel cambio di rotta del governo che appunto era stato denominato la svolta Minniti, sono arrivate proprio all'interno del Partito Democratico. Tutto questo mentre l'Europa continua a restare a guardare e da questo rapporto tra i vari stati e l'Europa, la difficoltà di gestire problemi interni con un'entità sovranazionale come l'Europa, oggi arrivano due notizie importanti di cui parleremo. Innanzitutto le elezioni in Grecia, in questo momento stanno per arrivare, tra 20 secondi arriveranno le prime proiezioni del voto in Grecia, ma gli exit poll parlano già chiaro. Il partito di Alexis Tsipras, che è al governo, Syriza ha perso, come era previsto, primo partito è Nea Democrazia, sono i conservatori, ma non poteva che essere così dopo anni di politiche di austerity concordate con la Troica per cercare di superare la questione, che è stata superata per la verità, della crisi del debito pubblico greco. E l'altra notizia che è legata strettamente alla questione europea è la ristrutturazione fortissima di quello che è un po' il simbolo del modello tedesco, la Deutsche Bank, che viene ristrutturata con una crisi molto profonda, ci sono 18.000 persone che andranno a casa e diciamo che è un po' crollato quello che è il modello dell'affidabilità tedesca, sembra in una sorta di contrappasso proprio nelle stesse ore in cui perde Alexis Tsipras in Grecia. Parleremo però anche di Iran, di Hong Kong, perché sono tornate le manifestazioni di piazza e poi bollicine per tutti, scoprirete tra poco perché. Intanto tra 30 secondi i titoli. È arrivata a Malta la nave Alan Kurdi della ONG SIAI con 65 migranti a bordo. Il premier maltese ha autorizzato lo sbarco e ha annunciato che i profughi saranno redistribuiti in altri paesi europei. Ad Agrigento intanto sono stati iscritti nel registro degli indagati il capo missione, il deputato di Liberi Uguali Erasmo Palazzotto e il comandante della barca a vela Alex, che è giunta ieri a Lampedusa con 41 persone salvate in mare. La ONG attacca, Salvini voleva il nostro scalpo.
E gli ultimi casi della ONG arrivati a Lampedusa e a Malta riaccendono le polemiche all'interno del governo. Il ministro dell'Interno Salvini si è lamentato della latitanza del Movimento 5 Stelle, a cominciare dalla collega della difesa, Elisabetta Trenta. La risposta è arrivata dal pentastellato Manlio Di Stefano: se ti senti Maradona e vuoi fare tutto da solo ma poi giochi come Higuain fuori forma, è un problema serio per il paese. Immediata la controreplica leghista: ignorante, vai in Venezuela. Sconfitta senza appello per Alexis Tsipras nelle elezioni in Grecia. Secondo gli exit poll, il partito della sinistra radicale Syriza ha infatti conquistato intorno al 28% dei consensi, almeno 10 punti in meno dei conservatori greci di Nea Democrazia, guidati da Kyriakos Mitsotakis. Era la prima volta che la Grecia tornava al voto dopo aver evitato la bancarotta grazie alla politica di forte austerità introdotta da Tsipras per evitare l'uscita dall'Unione Europea. La Deutsche Bank annuncia la ristrutturazione più dolorosa dei suoi 149 anni di storia. Il piano prevede un taglio di 18.000 posti di lavoro entro il 2022 e la creazione di una bad bank in cui confluiranno asset per 74 miliardi di euro. L'istituto tedesco prevede un rosso di 2,8 miliardi per pagare la ristrutturazione, evitando così una richiesta di aumento di capitale ai soci. L'Iran ha confermato il via all'aumento dell'arricchimento di uranio, la conseguenza della mancata riduzione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Teheran, che esce così di fatto dall'accordo sottoscritto nel 2015 anche con l'Unione Europea. Immediate le reazioni di Israele, Francia, Gran Bretagna e Germania, che invitano l'Iran a rispettare l'accordo. Con la conferenza stampa di Conte, Marotta prende il via il ritiro dell'Inter. Dobbiamo prima di tutto ragionare da gruppo per colmare il distacco da Juventus e Napoli, ma non poniamoci limiti, dice il tecnico nerazzurro. Marotta spiega la scelta di cedere Icardi e Nainggolan: non avevano i profili necessari per il nostro progetto. Buonasera, ben ritrovati. Allora, ve lo dicevo nell'anteprima, la situazione si è sbloccata per quanto riguarda i migranti a bordo dell'Alan Kurdi che sono arrivati a Malta. Il governo maltese ha dato l'autorizzazione allo sbarco, che stiamo cercando di capire se si sta verificando o meno, perché ancora non c'è notizia in merito. Verranno poi tutti i 65 a bordo redistribuiti nei paesi europei con un accordo di cui si è fatto garante lo stesso presidente maltese. Ma dall'altra parte si è conclusa, anche se con avvisi di garanzie e sequestro dell'imbarcazione, l'altra vicenda, quella che vede in primo piano la barca a vela Alex, che era arrivata forzando il blocco imposto all'isola di Lampedusa. Possono continuare a sequestrarci barche, ma noi torneremo presto in mare. A nemmeno 24 ore dalla conclusione della vicenda delle Alex, il veliero di Mediterranea approdato dopo un duro braccio di ferro con il Viminale al porto di Lampedusa. Il guanto di sfida viene lanciato di nuovo con una conferenza stampa dall'organizzazione umanitaria. L'equipaggio ha forzato il blocco imposto dalle autorità italiane e dopo il sequestro dell'imbarcazione subito disposto dalla Guardia di Finanza, la Procura di Agrigento ha consentito la discesa a terra dei 46 migranti salvati in mare due giorni prima, ora in attesa nello spot dell'isola sempre più affollato. Oggi le prime conseguenze giudiziarie: oltre al comandante della nave Tommaso Stella, i magistrati inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati anche il capo missione di Mediterranea, Erasmo Palazzotto, parlamentare di Sinistra Italiana. Le ipotesi di reato sono le stesse per cui era stata fermata Carola Rackete, capitano della Sea-Watch, che dovrà essere ascoltata dagli inquirenti tra due giorni: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rifiuto e resistenza o violenza contro nave da guerra, ipotesi di reato quest'ultima da cui Carola Rackete è già stata scagionata. Nonostante l'inchiesta, però, Mediterranea annuncia: volevano dirottarci a Malta mettendo a rischio la nostra sicurezza, Salvini voleva il nostro scalpo, non abbiamo paura, dicono comandante e capo missione di Alex. I primi rivolgersi ai magistrati con un esposto: siamo stati noi. Se per la vicenda del velero di Mediterranea cominciano i risvolti giudiziari a partire dagli interrogatori, sembra in via di risoluzione in queste ore il caso dell'altra nave di un ONG reduce da un'operazione di soccorso, l'Alan Kurdi, che appartiene alla tedesca CI. Sono ancora in mare 65 migranti salvati due giorni fa a ridosso delle acque della Libia, ma a breve dovrebbero approdare a Malta. A darne notizia il premier maltese Muscat, che ha annunciato la concessione del permesso di sbarco dopo le trattative con la Commissione Europea e il governo di Berlino. Tre persone a bordo avevano perso conoscenza a causa del
caldo. Abbiamo urgente bisogno di assistenza medica. Il messaggio lanciato sui social dall'equipaggio appare imminente. A questo punto il loro trasbordo e successivamente quello degli altri profughi. Dalla Valletta dovrebbero poi essere redistribuiti in vari stati dell'Unione Europea. Quello che è chiaro è che l'immigrazione è un fenomeno inevitabile, non si può fermare. Se uno è disperato alla ricerca di sopravvivenza, certo non lo si ferma con dei blocchi in mare. Quello che poi è da valutare è che è prevalente che esista un fattore umano sul quale bisogna riflettere, perché è chiaro che una barca che si trova un barcone davanti con persone che rischiano di affogare ha il dovere, anche sancito dal diritto della navigazione, di intervenire. Quello che resta invece il problema fondamentale è la redistribuzione poi dei migranti che vengono salvati, e questo è il punto fondamentale sul quale la politica italiana, ma soprattutto europea, dovrebbe trovare una soluzione per redistribuire nei vari paesi. Così invece non è stato, e non è stato fino a questo momento, anzi la politica continua a rimpallarsi le responsabilità della gestione poi successiva, senza discutere di un'immigrazione controllata e legale. E anche questo sta succedendo in Italia nelle ultime ore, non soltanto nell'opposizione ma anche all'interno dello stesso governo. È uno scontro di responsabilità e di accuse all'interno tra i due soci di maggioranza del governo, Lega e Movimento 5 Stelle. Se ti senti come Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma, è un problema. L'affondo con annessa metafora calcistica diretto a Salvini è classificabile come fuoco amico. A pronunciarlo Manlio Di Stefano, sottosegretario grillino agli esteri, che risponde all'offensiva scatenata proprio dal ministro dell'interno contro i 5 Stelle, colpevoli a suo dire di averlo lasciato solo nella crisi dei migranti. Nel mirino poi ministri Trenta e Tria, responsabili di Marina e Guardia di Finanza, che non avrebbero supportato la sua linea. Anzi, avrebbero scortato la nave Alex in porto. Accuse rintuzzate dalla titolare della difesa. Avevamo offerto il nostro aiuto. Da Salvini solo gaffe e offese ai colleghi, aggiunge Carburante Di Stefano. Se vuoi fare tutto da solo e non passi, in porta non ci arrivi. Ma forse, si chiede il grillino, c'è qualcuno che finge di combattere un problema ma vuole che tutto resti com'è perché gli porta consenso. Anche l'Ausorgan Grillino, il blog delle stelle, parla di Truman Show dei migranti, alludendo ad una realtà costruita su misura per la propaganda dell'alleato, che proprio in questi giorni vola nei sondaggi. Ma la Lega non incassa in silenzio e dal quartier generale filtra una risposta al veleno. Di Stefano è un ignorante, si trasferisca in Venezuela e lasci perdere l'Italia, che è un paese serio. Gli sbarchi sono calati dell'85%. Guerriglia che potrebbe trasferirsi in Parlamento insieme al decreto sicurezza bis. Ma il tema migranti agita anche l'opposizione Dem, con Renzi che, dopo aver rinnegato la linea Minniti tra mille polemiche, oggi torna a farsi sentire. In Italia sbarcano tutti, dichiara. L'immigrazione serve a Salvini per dettare l'agenda, non per risolvere la questione. Occorre una battaglia culturale. Chi mi critica? Quali alternative offre? E se lo stesso Minniti poco prima si era limitato ad osservare, quando ero ministro stavano tutti con me, e il segretario Zingaretti che cerca di uscire dal cortocircuito interno puntando il dito sul nemico fuori, Salvini. Il governo sull'immigrazione è un disastro, dice, fa show, ma i nostri confini non sono protetti. Meno male che David Sassoli, il Dem neopresidente del Parlamento europeo, pone il tema delle modifiche al trattato di Dublino. E a proposito di questo, proprio qualche istante fa è arrivata una nota congiunta che è firmata dal ministro degli esteri Moavero Milanesi, italiano, e il collega maltese Abela, in cui si ribadisce che è proprio indispensabile quello che si diceva, assicurare un effettivo governo dei flussi migratori verso l'Europa, perché non è più possibile e ammissibile, scrivono i due ministri, continuare a procedere caso per caso. Occorre uno strutturato meccanismo permanente a livello di Unione Europea, anche perché l'allontanamento dalle istituzioni europee dipende molto anche dall'assenza dell'Europa nelle situazioni critiche. C'è un caso esemplare che dimostra tutto questo, è quello che è successo oggi in Grecia, che è stata chiamata con elezioni anticipate volute dal premier Tsipras, è stata chiamata a rinnovare il Parlamento ellenico, e quello che è uscito dalle urne è proprio questo, è una disaffezione verso quel paese che insieme all'Unione Europea e alla famigerata troica ha imposto una politica di austerità nel paese per uscire dalla crisi del debito, cioè il partito Siri. È stato premiato invece il partito dell'opposizione, i conservatori di Nea Democrazia, almeno a stare a quanto dicono gli exit poll fino a questo momento.
la Grecia svolta a destra e si riaffida a Nuova Democrazia, paradossalmente il partito principale responsabile del tracollo finanziario ellenico evitato da Syriza e da Alexis Tsipras. I grandi sconfitti della tornata elettorale anticipata sulla scia di un'altra batosta subita dal partito di governo in occasione delle elezioni europee. Stando ai primi exit poll, risulterebbero sostanzialmente confermati i numeri dei sondaggi, con il vantaggio del partito guidato da Kyriakos Mitsotakis addirittura leggermente superiore rispetto alle previsioni. Nuova Democrazia, infatti, si attesterebbe tra il 38 e il 42%, Syriza, pur non subendo tracolli e anzi guadagnando in termini percentuali rispetto alle europee, si posizionerebbe tra il 26,5 e il 30,5%. Un risultato che, se confermato poi dalle proiezioni e dai voti reali, permetterebbe ai conservatori di conseguire anche una solida maggioranza assoluta in Parlamento, ed è dal 2009 che un partito non la ottiene. Grazie al premio di governabilità concesso alla lista più votata, infatti, potrebbero contare su un numero di seggi compresi tra i 155 e i 167 sui 300 totali. Un trionfo dunque per Mitsotakis, ex banchiere 51enne, rampollo di una notissima dinastia politica ellenica che è riuscito a ridare un'immagine dinamica e moderna ad una forza politica del tutto screditata, coagulando attorno a sé la perdurante ostilità delle classi medio-alte nei confronti di Syriza e la disillusione di quelle fette di popolazione che continuano a patire i durissimi effetti della crisi, deluse da quello che hanno percepito come una discesa a compromessi con la tanto odiata austerity avviata nella drammatica notte del Consiglio europeo del luglio 2015. A tutto questo si è aggiunto il rigurgito nazionalista derivante dal pur storico accordo sul nuovo nome della Macedonia, ora Macedonia del Nord, osteggiato da gran parte dei greci. Ad Alexis Tsipras non è stato sufficiente dunque salvare il paese dalla bancarotta, facendolo tornare alla crescita e all'avanzo primario, con la conseguente uscita dai memorandum con i creditori. Per lui non ci saranno tempi supplementari buoni per mettere in pratica un programma che proprio gli stringenti accordi con la Troica gli hanno impedito di attuare completamente, nonostante le numerose misure sociali adottate. E forse proprio la mancata soddisfazione delle aspettative suscitate è stata la principale causa della sconfitta di colui che comunque sarà ricordato come il primo ministro che ha riportato la Grecia fuori dal baratro. Il primo ministro che ha riportato la Grecia fuori dal baratro proprio in questo istante si è congratulato con Mitsotakis, con il leader di Nea Democrazia, ha fatto il cosiddetto discorso della sconfitta, cioè ha accettato il risultato delle urne e ha concesso la vittoria al suo avversario politico. Mitsotakis che ha vinto in realtà promettendo taglio delle tasse, privatizzazioni, tutto quanto ha quel bagaglio di impostazione, di filosofia economica che ha studiato ad Harvard, dove si è laureato. Paradossalmente in queste stesse ore in cui il partito di Syriza veniva sconfitto, un po' più in là, un po' più a occidente, in Germania, crollava quello che era un baluardo simbolico di una certa politica economica, cioè la Deutsche Bank. Crollava nel senso che è stata sottoposta, e il piano è stato annunciato proprio oggi, a un piano di ristrutturazione molto forte, 18.000 esuberi e una serie di tagli all'interno anche dei suoi asset. Questo è importante non soltanto per la Germania, non solo perché la Deutsche Bank è la prima e la più grande banca tedesca, ma anche perché ha dei riflessi sulle altre banche del sistema Europa, in particolare in Italia. Non vi voglio ricordare che lo famigerato spread si calcola proprio rispetto ai bund tedeschi. Allora, sentiamo da Marco Fratini che cosa significa questo anche per noi. Erano anni che si sapeva, ma tutti zitti, perché dell'affidabilità tedesca di auto e banche l'immaginario collettivo era pieno, stracolmo. Delle auto si è saputo inquinavano più del giusto, ma anche delle banche si sapeva, però solo da oggi quella tedesca più grande finisce anche lei diversamente segnata in quell'immaginario. Lei, la Deutsche Bank, che se si ragiona di simboli, di grattacieli, non si capisce se sia più potente lei o la Banca Centrale Europea, deve varare la più grande ristrutturazione dei suoi 149 anni di storia, che poi vuol dire la storia. Al di là del costo tecnico della creazione di una banca cattiva da 74 miliardi di euro, di una bad bank tipo salva il salvabile ma prima però separalo, c'è un costo umano, sociale, che fa ragionare, perché resteranno a casa 18.000 dipendenti entro il 2022. Ci sono cifre, tante, che emergono dal piano del gigante tedesco, che ora si scopre, ma che strano, avesse piedi un po' d'argilla.
I 2 miliardi e 800 milioni di euro di perdita netta nel secondo trimestre sono enormi, immani, ma in fin dei conti, per capire meglio con semplicità, basti pensare che quei 74 miliardi di passiamoci alla cattiveria finanziaria varrebbero 3-4 disinneschi della nostra IVA. La verità è che la Germania la sua manovra correttiva la fa e come se la fa. Però riguarderà una banca che, va detto bene, con altra semplicità, vale come una banca centrale, è linfa e regia di sistema. Bisognerebbe prendere la Mediobanca di qualche lustro fa e moltiplicarla per 100, il risultato sarebbe Deutsche Bank, l'intoccabile fin qui. Affidabilità, questo è il tema. Ragionando di banche, considerando che regola vuole che lo spread sia calcolato sul Bund tedesco, il titolo di Stato più affidabile, beh, forse da domani sarà il caso di chiedersi se questa affidabilità debba essere concessa sempre ad occhi chiusi. Che cosa rimane allora dell'affidabilità tedesca? Una donna, non la Merkel, ma Ursula von der Leyen, fresca di nomina come Presidente della Commissione europea. Poi di donna ce ne sarà un'altra, francese, Christine Lagarde, che prenderà il posto di Draghi nel grattacielo quasi gemello di quello di Deutsche. Fallisce quel modello economico tedesco che ha avuto in Deutsche Bank la sua più severa e incrollabile interprete. La finanza? Troppa. Il piano di riordino dice che Deutsche Bank tornerà sul territorio a fare più mutui e meno lupa di Wall Street. Quando fallì Lehman Brothers, tutti dissero che come lei finanza creativa nessuno mai. Domani molti ricorderanno che Deutsche Bank usava leve e algoritmi ben più pericolosi già da allora. Il tempo è galantuomo. L'Europa invece per una volta, visto che ne abbiamo parlato tanto nel corso del giornale, è unita nei confronti dell'Iran a condannare quello che l'Iran ha annunciato, aveva già annunciato in precedenza, ma oggi ha messo ufficialmente nel suo programma, cioè quello di arricchire l'uranio oltre la soglia che era prevista dall'accordo sul nucleare firmato nel 2015. Tutta l'Europa appunto ha condannato questa decisione, anche se va detto tra le righe che la mossa dell'Iran è una mossa tattica per cercare di far pressione sull'Unione Europea affinché si torni al tavolo delle trattative, soprattutto con gli Stati Uniti che, come sapete, un anno fa si sono sfilati dall'accordo sul nucleare. L'annuncio tanto temuto è arrivato allo scadere dell'ultimatum di 60 giorni che l'Iran aveva dato all'Europa. Teheran ha cominciato oggi l'arricchimento dell'uranio oltre i limiti consentiti dall'accordo internazionale. Un messaggio chiaro, uno strappo, una prova di forza. L'arricchimento verrà portato ora al 5%, ben oltre la soglia del 3,67% prevista da quegli accordi firmati faticosamente nel 2015 da Iran e i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna, Francia, Russia più la Germania. Un accordo che arrivò, al tempo c'era Barack Obama, dopo anni di tensioni con l'Iran, al quale veniva attribuito il tentativo di dotarsi dell'arma nucleare. Teheran aveva sempre insistito che il suo programma nucleare era assolutamente pacifico, senza però riuscire a convincere la comunità internazionale. A Vienna, quindi, 4 anni fa, venne firmato un accordo con il quale l'Iran consentiva di porre un limite alle attività nucleari e permetteva a ispettori internazionali di monitorare. In cambio, Teheran riceveva la sospensione delle sanzioni. Quell'accordo però sembra ormai molto lontano. Un anno fa il presidente Trump, la cui amministrazione si sa è fatta più di falchi che di colombe, in perenne conflitto con il paese dell'Ayatollah, si è sfilato. Nonostante, è doveroso ricordarlo, gli ispettori dell'Agenzia Internazionale non avessero mai rilevato nessuno sforamento delle soglie, che anche ora che raggiungeranno il 5% sono ben lontane dalla realizzazione dell'arma nucleare. Servirebbe il 90%. Le sanzioni da un anno strozzano di nuovo l'economia dell'Iran, tagliato fuori dalle esportazioni di petrolio. Solo Cina e India vi commerciano ancora. E anche il sistema INSTEX, uno speciale meccanismo ideato da Francia e Germania per continuare a commerciare con l'Iran, sganciandosi dal dollaro, servirebbe solamente per beni di prima necessità, non certo per spezzare l'embargo sul petrolio. E dunque, con i venti di guerra che soffiano per Teheran e Washington, anche nello stretto di Hormuz, l'annuncio di oggi sembra soprattutto per l'Europa, come a dire finora non avete fatto abbastanza per contrastare l'unilateralismo statunitense. Berlino, Londra, Parigi, l'alto rappresentante per l'Unione Europea Federica Mogherini si dicono fortemente preoccupati e intimano di interrompere il programma e di rientrare nei trattati. Ma il ministro degli esteri iraniano Zarif con un tweet ricorda: le misure sono reversibili, dipende da voi. Si preannunciano complicate mosse diplomatiche.
soprattutto tra Stati Uniti e Iran, perché la grande ossessione degli Stati Uniti è che l'Iran diventi e abbia sempre di più un ruolo preminente nella regione, quello che si nasconde dietro l'accordo sul nucleare. Ma veniamo a un'altra zona del mondo che continua ad essere teatro di manifestazioni di protesta. È Hong Kong, tornata da 22 anni sotto il controllo cinese dopo il dominio britannico. Ancora oggi nuove manifestazioni, nuove cariche, nuovi scontri. Nuova protesta a Hong Kong e nuovi scontri con la polizia. Gli agenti in assetto antisommossa hanno caricato i manifestanti nelle strade dopo la marcia che oggi ha attraversato una zona commerciale frequentata da turisti cinesi. Tre persone sono state arrestate, a segnalarlo è l'Hong Kong Free Press, il sito di informazione online della regione amministrativa autonoma, tornata sotto il controllo di Pechino da 22 anni. In migliaia sono partiti dal parco di Tsim Sha Tsui, un distretto portuale molto popolare fra i turisti cinesi, per dirigersi verso la stazione dei treni ad alta velocità West Kowloon, che collega la regione alla Cina continentale. Obiettivo: spiegare ai cinesi in arrivo, all'oscuro, a causa della censura di Pechino, i motivi della loro mobilitazione. Si tratta della prima grande protesta dopo che lunedì scorso centinaia di migliaia di manifestanti hanno sfilato nel centro di Hong Kong e a decine sono entrati con la forza nella sede del Parlamento. Da settimane infatti i cittadini della regione autonoma scendono in piazza per protestare contro un progetto di legge che avrebbe consentito le estradizioni in Cina di chi è sotto processo. Da allora il provvedimento è stato rinviato, ma ciò non è bastato a sedare la rabbia dell'opinione pubblica, che si è raccolta in un movimento più ampio che chiede riforme democratiche tramite proteste pacifiche. Proteste che sono state descritte dai media della Repubblica Popolare come violente, volte a destabilizzare la madrepatria e finanziate dall'estero. La polizia oggi aveva issato delle barricate all'ingresso della stazione dei treni per impedire qualsiasi tentativo di entrarvi e le cariche sono arrivate a fine giornata verso le 11 di sera, ora locale, le 5 del pomeriggio in Italia, nel tentativo di disperdere il massiccio raduno antigovernativo. Dall'altra parte i manifestanti, che hanno usato come scudi simbolici gli ormai famosi ombrelli che accompagnano i loro cortei, e i giornalisti sul posto raccontano di aver visto ragazzi arrestati con i polsi legati da manette di plastica. A Hong Kong, insomma, i cittadini non si arrendono, le richieste sono ancora le stesse: il ritiro completo della legge sull'estradizione, un'inchiesta indipendente sull'uso da parte della polizia di lacrimogeni e pallottole di gomma, amnistie per le persone arrestate e ovviamente le dimissioni di Carrie Lam, la leader dell'amministrazione di Hong Kong, avamposto di Pechino sull'isola. Adesso è arrivato il momento di brindare in questa domenica frizzante, che grazie alla decisione dell'UNESCO ha deciso di premiare uno dei prodotti più caratterizzanti e più tipici del nostro paese, il Prosecco. Con 466 milioni di bottiglie prodotte ogni anno, è il vino italiano più venduto al mondo, grazie a una crescita costante delle esportazioni arrivata al 25% nel 2019. E da oggi le sue terre d'origine, le colline del Prosecco, sono patrimonio dell'umanità. Dopo il tentativo andato a vuoto l'anno scorso, l'incoronazione è arrivata a Baku, in Azerbaigian, dove una delegazione entusiasta, guidata dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha potuto brindare al riconoscimento votato all'unanimità dai 21 stati membri dell'UNESCO. A stretto raggio, via Twitter, l'annuncio del ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi. Il riconoscimento rappresenta comunque un punto di partenza verso la sempre maggiore tutela e la maggiore promozione di questo territorio nel mondo. Rispetto alla prima candidatura, che includeva l'intera superficie della denominazione di origine controllata e garantita per un totale di oltre 20.000 ettari, il territorio ammesso nel patrimonio UNESCO è di quasi la metà. 100 chilometri quadrati di rive e filari in cima alle colline a sinistra del Piave, tra i borghi di Conegliano e Valdobbiadene. Qui si conserva l'anima più autentica del Prosecco, che cerca anche di smarcarsi dalla produzione intensiva estesa anche in pianura fino quasi all'Adriatico. Come ogni prodotto di successo, anche la bollicina italiana, che dalle piazze venete, bacari veneziani, mischiata a cocktail di successo, ha raggiunto le tavole di tutto il mondo, non è immune dalle imitazioni né dalle critiche. Il Prosecco è finito nel mirino della stampa straniera per ragioni ambientali o dietetiche, come nel caso del Guardian, che lo mette sotto accusa perfino per gli zuccheri che rovinerebbero i denti. Ma annovera anche illustri ammiratori, come la star della TV britannica Nigella Lawson, che per l'effetto benefico sul suo umore lo ha perfino ribattezzato Prosacco. Sarà forse anche per questo, oltre all'avvicinamento della Brexit, che le vendite in Inghilterra sono lievitate. Oggi una bottiglia di bollicine su tre stappata nel Regno Unito è proprio di Prosecco.
Vuole sicuramente stappare e brindare il nuovo CT dell'Inter, Conte, che oggi ha fatto la sua prima conferenza stampa e sembra davvero non porsi limiti. E venne il giorno di Antonio Conte in carne e ossa, il verbo che non si propaga attraverso la rete ma stavolta davanti ad una platea vera pronta a certificare il suo ritorno dopo 5 anni nel calcio italiano. Il pianeta interista lo accoglie come nuovo profeta per ritrovare la gloria al netto delle contaminazioni juventine che sono in via di smaltimento grazie alla caratura del personaggio che agita il vessillo interista. È stato semplice scegliere l'Inter perché ci siamo trovati ad avere la stessa visione. Questo è stato molto importante per me quando ho parlato col direttore e poi col presidente, a condividere la stessa ambizione, la stessa voglia, ecco, di costruire qualcosa di importante. Nella nomenclatura del calcio ormai Conte viene considerato al pari di un top player. Lui spiega la filosofia che deve contagiare i calciatori, ai quali chiede disponibilità per ragionare in modo condiviso. Io sono una persona che comunque non si pone limiti. Non si pone limiti e non voglio che altri si pongano dei limiti o dei freni a inizio stagione. Anche perché dovessi pormi dei limiti io creerei subito degli alibi in tutto l'ambiente. Chiaro e performante, un pensiero a voce alta indirizzato alla squadra e agli esultati Cardi e Nainggolan, su quali il tecnico dice solo: sono totalmente allineato con il club. Vuole buoni giocatori ma soprattutto uomini straordinari, feroci, pronti a sacrificare qualcosa del loro narcisismo. Con l'io non si può andare da nessuna parte, quindi assolutamente non ho la presunzione di pensare di poter portare 10 punti in più alla mia squadra, assolutamente. Noi ragioniamo col noi ed è per questo motivo che noi lavoriamo per essere un gruppo unito, coeso. Si ricompone una premiata ditta con Marotta, il passato juventino vincente che riaffiora emozionante. Icardi alla Juve in uno scambio con Dybala, ora è utopia, ma è ovvio che il centravanti deve essere piazzato. In attesa dei rinforzi Conte propaga il suo mantra. Dal campionato, dalla Coppa Italia alla Champions League, noi dovremmo cercare di dare il massimo, partendo con l'obiettivo che niente è impossibile. Intanto chiedo scusa, mi hanno subito sgridato perché non è il nuovo CT ma giustamente il nuovo allenatore dell'Inter. Continuiamo a parlare di calcio perché la nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti si è laureata campione del mondo per la quarta volta. Nella finale di Lione le ragazze guidate, eccole le vedete, da Sarina Wiegman hanno superato l'Olanda 2-0 bissando il successo del 2015. Le statunitensi hanno sbloccato il risultato con un rigore che è stato assegnato con il VAR e trasformato poi al 61esimo dal capitano degli Stati Uniti, l'attaccante Megan Rapinoe. Tra le più convinte contestatrici, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, le politiche di Donald Trump. Poi a circa 20 minuti dalla fine è arrivato il gol della sicurezza realizzato da Rose Lavelle. E chiudiamo ancora con lo sport, con il moto mondiale, dove nella MotoGP lo strapotere di Marquez ancora una volta non ha trovato nessun ostacolo. Il campione del mondo della Honda ha stravinto, ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Germania. Per il fuoriclasse spagnolo si tratta della 10ª vittoria su altrettante gare che sono state disputate sul circuito del Sachsenring. Secondo posto per Maverick Vinales, che con la sua Yamaha ha preceduto un'altra onda, quella del britannico Crutchlow. Al quarto e quinto posto le Ducati Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, e con questa vittoria Marquez porta 58 i punti di vantaggio nella classifica mondiale proprio nei confronti di Dovizioso. Dopo di noi ci sarà WhatsApp e poi uno speciale Atlantide, storie di uomini e di mondi sui casi Orlando e Assange, ma noi torniamo dopo la pubblicità per gli aggiornamenti. Eccoci di nuovo in diretta, solo per dirvi che ad Atene sta cominciando proprio in questo momento, lo vediamo insieme, la conferenza stampa del primo ministro Alexis Tsipras di Syriza, il partito che ha governato la Grecia fino a questo momento e che esce però sconfitto dalle elezioni che si sono svolte oggi per il rinnovo del Parlamento ellenico. Tsipras ha già ammesso la sconfitta, si è congratulato con il suo avversario che è il leader Mitsotakis di Nea Demokratia, il partito conservatore, che esce vittorioso da queste elezioni, tra l'altro con una maggioranza del Parlamento in grado di governare quindi da solo, una cosa che non accadeva per gli amanti dei numeri dal 2009. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio la programmazione della 7. Buona serata.